quando apparve il cinema nel 1895, cioè non nato ufficialmente, ben presto, quasi subito dopo, anche perché corrispose poi a periodi di rivoluzioni, di cambiamenti, prima nei primi anni del Novecento, eccetera, primi decenni del Novecento, molti pensarono che era nata la nuova lingua universale, nel senso che il cinema era muto, non c'era bisogno della parola, non c'era bisogno del linguaggio, della lingua, e tutti in tutto il mondo capivano quello che faceva Chaplin piuttosto che Buster Keaton o qualche altro personaggio ancora prima. Questo in parte era vero ed è stato vero ed è veramente ha rivoluzionato profondamente i modi di pensare, di vivere, eccetera, del Novecento. Noi tante volte non ce ne rendiamo conto, ma moltissimo del nostro modo di vivere è figlio del cinema. Gli americani l'hanno saputo anche consapevolmente e hanno investito molto nell'industria cinematografica, non solo per fare i soldi, ma anche per questioni di egemonia, come avrebbe detto Gramsci, un intellettuale un po' fuori moda in questo momento, ma secondo me sempre attuale. Però questo ha anche illuso che ha illuso molte persone, soprattutto le grandi masse, che non ci fosse bisogno di conoscere un linguaggio per capire il cinema, perché siccome diciamo, le parole del cinema, per dire con Pasolini, sono le stesse immagini, la rappresentazione della realtà, sembrava evidente che fosse intuitiva e non ci avesse bisogno di conoscenze. In realtà si è subito dimostrato che la manipolazione di queste immagini attraverso il montaggio, attraverso il ritmo, attraverso tutte le forme dell'arte cinematografica non era assolutamente intuitiva, cioè creava modificazioni nel modo di pensare e di sentire dello spettatore senza che questo avesse pienamente in mano gli strumenti critici per cogliere anche le intenzioni manipolatorie che eventualmente potevano esserci dietro il messaggio. Alla fine siamo arrivati alla follia, per cui diciamo, le giovani generazioni vivono immerse nelle immagini dalla mattina alla sera, tranne quelle 4-5 ore che stanno a scuola, dove praticamente il linguaggio parlato e scritto è rimasto l'unico linguaggio utilizzato. Fondamentale, perché sviluppa una parte del nostro cervello di cui non possiamo fare a meno, ma certamente dannoso se scisso da un'altra, da tutto quello che invece viene vissuto attraverso le immagini. Questo è stato una delle cose per cui ci ha spinto a lavorare nella scuola. Dicevamo per cambiare il cinema, perché non sia soltanto una merce, bisogna creare un nuovo pubblico, ma per creare un nuovo pubblico bisogna lavorare sui giovani, e a lavorare sui giovani bisogna lavorare nella scuola, laddove diciamo, si forma gran parte della cultura dei giovani, oppure lavorare in altri momenti dando attraverso la conoscenza del linguaggio cinematografico gli elementi critici indispensabili per potersi orientare nel bombardamento continuo di immagini a cui i giovani sono sottoposti. L'attenzione per il sociale e per l'arte per noi è molto importante per una serie di motivi. E innanzitutto, vabbè, proprio per la nostra origine, noi siamo... Abbiamo, diciamo, nell'identità di Cinema Avvenire sono fuse due identità che partono da due anime diverse, insomma, una, diciamo, l'anima cinefila di studiosi del cinema, eccetera, che, degli innamorati del cinema, che ci viene dalla paternità di Gillo Pontecorvo, e l'altra invece diciamo, un'anima più pedagogica, psicologica, esistenziale, che ci viene dalla nostra formazione di psicoterapeuti. Diciamo tutte e due queste anime, proprio perché Pontecorvo credeva che il cinema fosse importante per capire di più la vita e viverla meglio, e noi come psicoterapeuti siamo interessati all'esistenza proprio per statuto di
professione, queste due anime, diciamo, si sono incontrate proprio su questo terreno, cioè l'attenzione alla condizione umana attraverso il cinema da un lato e gli strumenti psicologici, antropologici, pedagogici dall'altro. Poi c'è una ragione più generale di questo interesse, perché credo che questa sia qualcosa che riguarda un po' invece la condizione del nostro tempo. Diciamo che se c'è una cosa che caratterizza nel bene e nel male questa nostra epoca è, diciamo, quella che i filosofi postmoderni hanno chiamato la fine, la crisi dei grandi racconti sul mondo, che spiegavano il senso del vivere dalla A alla Z, che davano, diciamo, della condizione umana una visione onnicomprensiva. Questi sono entrati in crisi nel nostro tempo, sono entrati in crisi insieme alle appartenenze di ognuno, tradizionali, a una religione, a un'etnia, a un modo, a un'ideologia, che, diciamo, e lo sono entrate perché si è sviluppata enormemente la soggettività. Ma questo sviluppo della soggettività, se da un lato è una potenzialità incredibile di crescita creativa, dall'altro, diciamo, rende l'essere umano incerto sul proprio destino. Allora, noi crediamo che oggi le risposte, siccome non si può fare a meno di dare, perché, diciamo, è condizione, diciamo, una componente fondamentale dell'uomo la ricerca del senso, visto che il senso non si trova più e non si può più trovare nei vecchi racconti delle ideologie e delle religioni, va ricercato da qualche altra parte. Ognuno si deve ricercare un po' il proprio senso, e l'arte, diciamo, ha secondo noi la capacità di cercare delle risposte nuove alle grandi domande sul senso dell'esistenza che l'uomo si è sempre fatto fin dalle origini dell'umanità. Ecco perché l'interesse per l'arte è un interesse di carattere generale, e il sociale in tutto questo significa, diciamo, la ricerca di una nuova modalità di incontro tra l'io e il tu, che prima era, diciamo, garantita dalle appartenenze comuni, no? L'io aveva un'identità ben definita, il tu ne aveva un'altra, e diciamo, l'io prefabbricava un'identità anche per il tu, inserendolo in questo contesto ideologico, religioso, filosofico, eccetera, in cui trovava le risposte sull'esistenza. Oggi questo non c'è più, quindi noi possiamo o ritornare a cercare disperatamente di ritornare a vecchie concezioni del mondo, come succede da tante parti, che sono poi all'origine anche degli integralismi contemporanei, oppure dobbiamo avere il coraggio di andare verso il tu in un modo nuovo, cercando ogni volta da questo incontro io-tu tra due persone che sono pienamente tali e non l'una costruita d'immagine dell'altra, di ricercare sempre nuovi equilibri della nostra identità. Questo credo sia uno dei compiti che oggi ci assegna la storia, per dire cose, diciamo, con parole roboanti, ma insomma che siamo obbligati a fare se non vogliamo tornare a vecchie modalità di esistenza che non sono più soddisfacenti. Per questo l'arte e il sociale per noi sono due pilastri del nostro interesse e della nostra attività. Come già dicevo prima, riguardo all'interesse per l'altro, per il tu, proprio questa rottura di antichi steccati comporta la necessità un confronto con il tu per quello che è, e quindi diciamo, la disponibilità, la contaminazione continua, senza negare le proprie radici, ma in una continua, diciamo, processo di accomodamento in cui questa identità si ridefinisce momento per momento. Ci sembra che questo
poi appartenga proprio ai fatti che contemporanei, perché il processo di globalizzazione, gli spostamenti di grandi masse di persone da una cultura, da una regione a un'altra, ci obbliga a questo tipo di confronto, o a chiuderci nei vecchi steccati vedendo l'altro come il demonio, come il pericolo da cui salvarci, oppure a entrare continuamente in gioco. Questo fatto viene vissuto molto intensamente dalle giovani generazioni, che si trovano già nella scuola con una presenza di etnie e di culture molto diverse tra loro, e essendo figlie di generazioni precedenti che in crisi nei loro steccati ideologici, sono più disponibili al confronto e all'incontro. E questo anche sul piano artistico, nell'espressione per esempio della ricerca cinematografica che i giovani fanno attraverso il cortometraggio, grazie anche alle nuove tecnologie che gli consentono di lavorare con risorse ridotte, si sta manifestando attraverso una serie di opere che sono già il segno di contaminazioni di valori, di nuovi modi di vita, di nuovi modi di intendere la realtà. Poi il cinema più in generale si è interrogato su questo anche con i grandi autori. Allora, e questo per noi è stato oggetto di ricerca da diversi anni attraverso un premio che si chiama appunto si chiama Il Cerchio Non è Rotondo, Cinema per la Pace, la Ricchezza e la Diversità, nei vari festival per cogliere le tendenze in atto. Siccome contemporaneamente era interessata a mostrare, a rappresentare diverse, non solo diverse forme d'arte, come ho detto prima, ma anche diverse espressioni artistiche di culture, di etnie, di idee diverse sul mondo, e ci è sembrato anche qui un momento naturale di incontro.